Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi parliamo di contorno occhi, creme contorno occhi valide secondo me, quelle, tra quelle che ho provato e quelle che sto testando in questo periodo. Io ve ne ho selezionate tre perché ne ho un'altra ad esempio che ancora non ho utilizzato, quindi comunque non potevo farvi ancora una recensione visto che è sigillata. Ce ne sono altre che ho utilizzato tempo fa, ma comunque non ce le ho qui, non ve ne posso parlare nello specifico perché magari è passato un po' di tempo e non mi ricordo più come fossero. Insomma, vi ho selezionato queste tre, tra cui una anche colorata, è una crema colorata, per darvi una visione generale, per consigliarvene qualcuna che mi è piaciuta particolarmente e per parlarvi appunto di quelle che ho provato io. Quindi ho preso queste tre che sono comunque tutte e tre molto diverse, ho cercato di prenderne proprio di differenti per darvi una visuale generale, per darvi modo di poi poter scegliere quella che secondo voi è più adatta a voi. Appunto, allora partiamo con la prima, che è quella che utilizzo da più tempo, ed è la crema contorno occhi di Anthos, questo marchio di cui vi ho parlato anche altre volte, che mi piace tantissimo. È un marchio naturale, è un marchio abbastanza economico, che si trova su internet, io però l'acquisto nella mia bioprofumeria, ma comunque è veramente un marchio molto molto buono, perché ha degli ingredienti veramente studiati nello specifico, esiste da moltissimi anni e ha sempre giocato, ha sempre guardato molto alla sostanza del prodotto e non tanto a quello che riguarda le certificazioni, comunque il packaging e tutto quanto. Questo marchio fa diverse cosine, veramente tante cose, infatti sarà anche per uscire con una linea di rossetti a breve, infatti sono felicissima, non vedo l'ora di provarli. Comunque, tornando a noi, io vi parlerò in questo video della crema contorno occhi. Innanzitutto è veramente carina perché ha degli estratti bellissimi, tipo come il miele, la mela, l'albicocca, tutte queste cose molto molto naturali e dell'orto insomma. Il prodotto è contenuto in questo flaconcino che ha l'erogatore fatto in questo modo, che è l'unica tra virgolette pecca secondo me, perché se l'abbiamo appena comprato andiamo a premere l'erogatore e ce ne esce veramente troppo prodotto, quindi questo è l'unica pecca secondo me. Ci vorrebbe un dosatore che dosi appunto un po' meglio il prodotto, non ne faccia uscire troppo, perché poi tra l'altro per il contorno occhi abbiamo bisogno veramente di poco prodotto. E io adesso che ovviamente so come è fatto, lo premo veramente molto molto poco per far sì che ne esca pochissimo di prodotto, però appunto chi magari non è abituato oppure non gli va di stare lì col contagocce a prelevare il prodotto è un po' scomodo. Questa è l'unica pecca che gli trovo, ma poi tra l'altro è abbastanza rilevante perché non riguarda il prodotto stesso. Comunque, parlando appunto del prodotto, vi posso dire che io mi ci sto trovando bene, lo sto utilizzando in questo periodo, la uso un mattino e sera, in particolare la sera, perché comunque quando sto a casa magari mi sveglio al mattino, non mi vado di solito a mettere il contorno occhi, lo utilizzo in particolar modo da sera. Io mi trovo molto bene perché è leggero, si assorbe facilmente e comunque nutre bene il contorno occhi, quindi secondo me, essendo molto leggero, è adatto a una pelle giovane, una pelle fresca, che comunque non ha bisogno di una crema troppo troppo corposa e pesante che magari va anche a dare fastidio. E questo era il primo, che comunque mi è piaciuto, ve lo consiglio. Sono 30 ml di prodotto per un costo di 7, 8, 9 euro, adesso non ricordo precisamente. Adesso andiamo al secondo. Questo me lo vedete spesso utilizzare anche nei video perché è anche un prodotto cosmetico, può essere visto anche come un prodotto cosmetico, ed è il Bella Sveglia di Neve. Allora ragazzi, è un contorno occhi che mi piace tantissimo, io poi lo utilizzo come combo con il correttore di Nabla, come vedete spesso nei miei video. Mi piace tanto perché è un correttore, perché è una crema colorata, un contorno occhi colorato, che quindi ci va a dare un leggerissimo colore, ci corregge anche in modo leggerissimo l'occhiaia, se è molto leggero ovviamente parliamo sempre di occhiaie minime, e quindi è carinissimo. Allora, lo potete usare appunto solo come contorno occhi perché ha degli estratti bellissimi, veramente nutrienti, degli oli, quindi carinissimo sotto questo punto di vista, come sempre per quanto riguarda i prodotti di neve. E poi ha
questo colore leggerissimo, e quindi anche per chi ha una pelle giovane o magari non utilizza il correttore perché veramente non ne ha bisogno, può utilizzare questo perché veramente è carino. Io, come vi dicevo, lo utilizzo in combo con il correttore di Nabla Under Eye Concealer 1.0, che è un po' più cremoso di questo, questo è più liquido, e mi piace utilizzarlo insieme perché appunto ottengo una miscela perfetta che mi piace tantissimo. E questo era il secondo prodottino, veramente carino. E questo però costa invece, per 15 ml di prodotto, quindi la metà di questo, costa lo stesso prezzo, quindi per valore, per prezzo, diciamo che è meglio questo, perché questo sta, anzi anche un po' di più di questo qui di Anthos, sta intorno ai 10-11 euro, quindi il costo è un po' più alto. Adesso andiamo a prendere l'ultimo dei prodotti, il terzo ed ultimo, ma non per importanza, come si dice spesso, perché questo è un prodotto veramente, veramente, veramente valido. Allora ragazzi, sia per una qualità prezzo che è ottima, veramente è ottima, ottima, eccezionale, e poi per tutti gli ingredienti e le cose carinissime che ha all'interno. Allora, sto parlando del contorno occhi di Sien Nature, questa linea di Sien che praticamente la trovate alla Lidl, è un supermercato. Niente ragazze, questa linea è stata in, diciamo, limited edition per un po' di tempo e poi l'hanno tolta perché era insomma appunto una limited edition. Poi fortunatamente, per il gran successo e tutto quanto, hanno deciso di rimetterla in produzione, di rimetterla a disposizione dei clienti come linea fissa, insomma. Sono stata contentissima e io ve ne posso parlare perché già l'ho provato quella volta. Fui fortunatissima perché trovai gli ultimi due e le presi entrambi, veramente andarono subito a ruba. Ci rimasi male che l'avessero tolta poi dalla circolazione, perché veramente tutta la linea, poi ve ne parlo in un video specifico di Sien, magari ve lo lascio nell'info box, e questo prodotto, questi prodotti della linea Nature sono tutti naturali, con degli estratti di oli carinissimi, sono validi. Sono veramente degli ottimi prodotti, hanno un prezzo, ragazze, non contenuto di più. Questo contorno occhi costa meno di 3 euro se non sbaglio, e voglio dire, sono 15 ml di prodotto ed è un prodotto naturale, con tutti estratti veramente carini. Ragazzi, io ve lo straconsiglio, veramente è un prodotto validissimo, e appunto se lo mettiamo a confronto con tanti altri contorno occhi che costano non una volta di più ma ben 10 volte di più, è veramente carinissimo. Io ho preso questo qui che è al melograno, però ce n'è anche un altro se non sbaglio, la rosa carina, insomma. Andate alla Lidl se ce l'avete vicino, comunque se già spendete lì, perché ci sono questi prodotti fantastici. E niente ragazzi, questi erano i prodotti di cui vi ho parlato, spero di avervi dato un quadro abbastanza ampio, perché parliamo di un prodotto con un costo bassissimo, con una performance alta, con un buon inci che potete trovare in tutti i supermercati Lidl. Parlo di un prodotto che ha un ottimo inci, è un buon prodotto, ha veramente dei bei estratti ed è molto carino, e poi parlo di un terzo prodotto che sta nel mezzo, diciamo, è anche un po' performante per quanto riguarda il colore, perché è anche una crema colorata. E niente, ed è comunque molto carina, con dei bei estratti, e qui il prezzo invece è un po' più alto. Niente ragazze, io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto grazie per aver guardato il video, e alla prossima.